l'UISP per la giornata di chiusura di Move Week 2014 dal Parco della Polveriera a due passi dal Colosseo qui alla nostra sinistra. Chiara, con un gruppo di pattinatrici che hanno appena terminato l'esibizione. Sport per tutti, che significa oggi partecipare a questa manifestazione europea? Significa portare avanti quello in cui crediamo, che è lo sport per tutti, lo sport di cittadinanza, anche nei posti meno convenzionali, come può essere un parco all'aria aperta davanti a uno dei simboli storici della città di Roma, nel nostro caso. Significa portare delle ragazze e farli scoprire anche Roma, dato che non sempre noi romani facciamo una passeggiata per la nostra bellissima città. E l'UISP? L'UISP oggi qui che lancia questo messaggio di benessere in un momento particolare. La vita anche del nostro paese. Ma la UISP non è nuova a queste manifestazioni, è un po' il nostro simbolo, andare dove gli altri non vanno e portare avanti idee non sempre in prima fila, nel senso che non sempre vengono considerati questi temi tra le prime discussioni, alla UISP piace ancora farlo. Una bella esperienza perché per me è la prima volta ed è molto bello esibirsi con di fronte il Colosseo al centro di Roma. Gaia, per te che cosa significa questa cosa? Beh, in 13 anni di pattinaggio non mi era mai stata data la possibilità di fare un'esibizione del genere in un posto del genere. È veramente molto bello e secondo me dovremmo avere più opportunità di farlo più spesso, più eventi del genere. È stata un'esperienza bellissima. Lei che cosa ne pensa di questa bellissima esperienza? È un'esperienza veramente bella, il tempo ci ha aiutato e noi ci siamo portati anche la mascotte della squadra, Trillina. Ecco Trillina, che è felicissima di stare in questo contesto con tutta questa gioventù. Dal pattinaggio all'Ado, l'area UISP delle discipline orientali, sempre qui sul parco, in questo momento siamo su un campo di basket della Polveriera, a due passi dal Colosseo. Oder Procaccianti, consigliere della UISP di Roma, perché oggi qui anche le Ado in questa festa europea? Beh, le Ado, come tutte le altre discipline sportive, quest'oggi hanno, come dire, il piacere di manifestare, prendere parte, così come tutti gli anni, con dimostrazioni di Tai Chi Chuan, che è un'antica arte marziale che trae le proprie origini dalla Cina, e con almeno un paio di dimostrazioni di forme, una a mani libere, diciamo così, per i profani, e una con la spada. Sicuramente è la gioia di esserci e di partecipare a questo importantissimo momento non ha, come dire, confronto. Ora io vi presento la responsabile, anzi i responsabili, due maestri della scuola Il Campo del Cinabro di Roma, della maestra Gianna Sabatelli, i quali oggi hanno l'onore e l'onere di condurre questa manifestazione per quanto riguarda la disciplina orientale del Tai Chi Chuan. Ho qui Stefania Lunardini che ci dirà in breve in che cosa consiste questa disciplina. Questa è una disciplina antica cinese, e prende spunto dalla filosofia taoista, per cui si fonda sul ritmo, sull'alternanza dei ritmi yin e yang. E, nata come arte marziale con l'avvento delle armi, della polvere da sparo, è diventata una pratica di lunga vita. Ancora oggi vediamo nei parchi cinesi, la mattina presto all'alba, moltitudini di persone che si allenano e che ripetono questi movimenti molto lenti, che però servono a preservare e a curare la salute. Un breve saluto anche da parte dell'altro maestro che quest'oggi partecipa e aiuta Stefania Lunardini a coordinare questa dimostrazione. Abbiamo qui Francesco Fenoglio e a lui la parola per aggiungere qualche altra breve considerazione sull'arte marziale del Tai Chi Chuan. Ma la considerazione da aggiungere è una soltanto: praticare e praticare ancora. Perché fa molto bene. Perché fa bene, dà forza, rinvigorisce e allontana la vecchiaia. Okay. Questa che stiamo osservando è una rappresentazione di Gatka, un'antica arte indiana che prende le proprie origini dalla tradizione indiana, Sikh. Siamo tutti molto contenti, ci sono centinaia di
ragazzi, ragazze, bambini, non più bambini. Adesso qui sotto abbiamo allestito due campi da pallavolo, un campo da mini soccer, e a rotazione scendono giù ragazzi, ragazze, per giocare sia a pallavolo che a mini soccer. Sopra stanno giocando a pallacanestro. Abbiamo varie esibizioni, l'avete viste prima probabilmente, di Gatka Indiana, Tai Chi. Ci sono i nostri operatori che stanno facendo fare varie mosse di karate e di judo ai ragazzini, che intanto nel frattempo sono truccati dal truccabimbi con miliardi di palloncini. Si stanno divertendo tutti, facendo movimento. Questo era lo scopo, e lo scopo, come dire, è stato raggiunto. A quest'ultima giornata di Moon Week abbiamo anche l'area giochi, e qui abbiamo due bambini presi alle prese con la dama. Abbiamo anche gli scacchi, a cui hanno già partecipato diversi gruppi, anche di ragazzi stranieri che sono passati in mattinata, e stiamo aspettando che arrivino altri per cimentarsi in questi due giochi. L'area giochi, ecco, è un esempio proprio, questi due ragazzi che giocano è soprattutto impegnata nelle scuole e nelle attività formative con i più piccoli. Gli scacchi sono da anni stata riconosciuta una disciplina sportiva, perché si deve praticare quando si fa l'agonismo con un giudice di gara, e c'è una classifica, per cui ci sono tutte le caratteristiche che hanno le varie discipline sportive, e viene oltretutto praticata a vari livelli, perché c'è il principiante o esordiente, poi ci sta quello che è abbastanza esperto, e poi ci stanno i campioni di scacchi. Quindi possiamo dire che ci sono attività sportive e motorie dove prevale il fisico e altre dove prevale la mente. L'importante è che siano collegate insieme. Questo è uno sport della mente. Questo è uno sport della mente, ma per praticarlo ad alto livello bisogna avere anche un fisico estremamente allenato e ben mantenuto, perché lo stress durante una partita di un grande campionato, non parlo solamente mondiale ma anche i campionati nazionali o internazionali, non è da meno di uno stress provocato da un'attività esclusivamente fisica. Moon Week per la seconda volta a Roma, l'evento conclusivo del Moon Week Italia, lo scorso anno al Campidoglio e quest'anno a Colleoppio, la polveriera di fronte al Colosseo. Allora, siamo qui con Emiliano Monteverde, assessore del primo municipio. Allora, da qui si vede, come dire, il set della grande bellezza, proprio allungando lo sguardo lì. Il film che ci ha fatto riconoscere in tutto il mondo una nuova Roma, sotto una nuova luce, con una nuova fotografia. Da qui su per giù c'è la stessa vista, ma c'è qualcos'altro che manca e che andrebbe fatto. Questo luogo, che caratteristiche ha e cosa si potrebbe fare? Questo luogo è un luogo fantastico, come dicevi tu, ed è un luogo che ha una vocazione sportiva, oltre che archeologica e, diciamo, e naturalistica, e io credo che l'unica soluzione sia quello di investire su questo territorio, su questo luogo, unendo le tre cose, appunto, quindi valorizzandola con l'attività sportiva, con la frequentazione continua di ragazzi, di giovani, di persone interessate
dal punto, diciamo, con l'utilizzo dello sport, ma valorizzandola anche nel suo valore archeologico e nel suo valore ambientale, cioè passare qui i sabati, le domeniche, i pomeriggi seduti in tranquillità. Quindi credo che la soluzione sia proprio quella di utilizzare, diciamo così, valorizzare l'attività sportiva proprio per renderla, per renderlo un posto vivibile per tutti di fronte a questa grande bellezza che dicevi tu. Finiscono le attività della Moon Week Italia promossa dall'ISCA in tutta Europa per invitare le persone a fare movimento. Comincia l'ultimo pezzo dell'organizzazione del Move Congress, che sarà sempre a Roma dal 22 al 24 ottobre, che sarà importante perché parleremo di sport, di movimento, ma soprattutto come ripensare le nostre città per offrire alle persone più spazi di movimento. Invitiamo tutti quanti a partecipare, ad andare sul sito del Move Congress, cercando i link sul sito della WISP, sul sito dell'ISCA. Saranno 3 giorni intensi di tante tante riflessioni, ma anche con una sorpresa, perché per la prima volta in un congresso ci sarà un workshop itinerante. Si camminerà dentro la nostra città per capire proprio come ripensare le città e renderle forse più a misura di cittadino, più a misura di persona, che poi è sempre stato lo slogan nostro della WISP, lo sport a misura di tutti.